Allora, slow food fondamentalmente, come dice anche appunto lo slogan del movimento, riguarda tutto ciò che è buono, pulito e giusto, e da poco è entrato appunto il per tutti, che sembra una cosa abbastanza scontata, ma effettivamente non lo è. Buono appunto riguarda quello che è il prodotto, la bontà del prodotto. Pulito è come il nostro prodotto appunto viene creato, viene portato alla nostra tavola. E giusto è il modo in cui il nostro prodotto viene lavorato e viene portato appunto al consumatore. Per tutti fa sì che appunto questa catena virtuosa finisca con la giustizia sia per chi produce, sia per chi lavora, sia anche per chi poi deve consumare quel prodotto, quindi si parla anche del prezzo del prodotto. Questa è tutta quanta un po' l'etica del movimento. E lo Youth Network, la rete appunto giovane di Slow Food, è quella che riguarda un po' l'appropinquiarsi dei giovani verso questo tipo di movimento, che risulta essere anche un po' complicato, quindi cerchiamo di andarli a reperire nei luoghi in cui appunto sono un po' più vivi, quindi nelle scuole, nelle attività conviviali come questa di oggi che stiamo creando. Quindi cerchiamo di portarli dentro a questo, quello che è proprio il senso consumistico di quella che è l'etica di Slow Food. Insieme a questo chiaramente ci sono parallelamente molti progetti che sono appunto inerenti al buono, pulito e giusto per tutti. Uno tra tanti, uno dei più importanti, è proprio quello dei Cuochi dell'Alleanza. Cuochi dell'Alleanza, che nasce più per un'esigenza e un presidio sul territorio. E il Cuoco dell'Alleanza principalmente è un punto di contatto tra il produttore e il cliente finale. E quello fondamentalmente che fa è dare ovviamente voce ai produttori, cucinare anche in modo buono, pulito e giusto, quindi abbracciare anche e soprattutto la filosofia slow, e portare a conoscenza del cliente il produttore, chi è, cosa fa, che storia c'è dietro. E il cuoco è l'unico modo che ha per comunicare con il produttore e con il cliente, è proprio prendere il prodotto a chilometro zero, trasformarlo forse il meno possibile, lavorarlo con cura e con massimo rispetto e presentarlo al cliente, quindi comunicare al cliente la storia che c'è dietro il piatto. Fondamentalmente è questo, è un legame e un approccio radicale col territorio, è andare nelle aziende, conoscere i produttori e non rimanere asetticamente a servizio dei grandi distributori, e muoversi e fare l'artigiano e fare il commerciante diretto e andare a barattare o cercare i prodotti migliori e soprattutto i prodotti stagionali, perché il cuoco, un buon cuoco, deve avere soprattutto pochi piatti sul menù, prodotti di stagione. E questo è garanzia di fresco sul piatto.